Sarà veramente così facile utilizzare la Quick Key di GoPro? Scopriamolo assieme! Innanzitutto apriamo la confezione. Cosa troviamo all'interno della nostra confezione della Quick Key GoPro? Troviamo appunto la Quick Key e troviamo un simpatico gadget gommoso. Wow! Che carino che è questo... Cos'è? Allora, questa è la Quick Key. E questo qui invece è... Wow, carino! Un simpatico porta Quick Key con il suo moschettoncino rettangolare. Mettiamo il moschettoncino e la Quick Key andrà dentro così, suppongo. Sì, aggiudicato. Quindi abbiamo una piccola chiavetta che ci possiamo portare in giro ovunque e che ci permetterà di scaricare direttamente sul nostro smartphone i video che abbiamo fatto con GoPro. È veramente così quick come dice GoPro? Non l'ho ancora provata e lo voglio fare con voi, quindi bando alle ciance. Prendiamo la nostra telecamera, ci facciamo un velocissimo video. GoPro, avvia video! Ciao a tutti! Adesso testiamo la nostra Quick Key GoPro direttamente con questo video che stiamo girando in questo momento. GoPro, arresta video! Tiriamo fuori la nostra SD dalla telecamera. Ok. Prendiamo la nostra chiavetta. La Quick Key ha che viene data in dotazione a questo pin, questo aggancio che è un micro USB. Quindi ci permette di collegarlo ai telefoni Android per lo più, quindi niente iPhone. Non so se c'è anche una versione per iPhone. Inseriamo l'SD. Un disastro. Inseriamo l'SD all'interno della Quick Key. Prendiamo il nostro cellulare. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi alla mia pagina Facebook Tommaso Codolo Videomaker. Usciamo e andiamo ad attaccare la nostra Quick Key qui sotto. Cosa succede? Si apre Quick immediatamente e mi dice: Quick Key, iniziamo. Prima di tutto colleghiamo il tuo dispositivo all'app. Una volta toccato avvio in basso, segui questi passaggi. 1. Tocca al di fuori del cassetto, apri da per chiuderlo. Allora, diciamo che la traduzione non è particolarmente fatta bene, ecco. Noi proviamo e andiamo a pigiare avvio. Caspita, è veramente veloce, sul serio. Non male. Vediamo un po' cosa sono questi pulsanti. Allora, qui ho home, fotocamera, contenuti, quick key, prodotti, assistenza... impostazioni. Di qua ho seleziona elemento, posso vedere quello che ho fatto come ripresa, posso estrarre una fotografia dal filmato, proviamo, salva, ok, viene salvata probabilmente in galleria, suppongo, e se voglio scaricare... Questo è per condividerlo nei social, vabbè, per condividerlo. E qui, ah, eccolo qua. E posso scaricarlo anche direttamente sul telefono, all'interno del telefonino. Scaricato un elemento. Beh, insomma, non è così difficile da utilizzare. È molto intuitivo. È comodo perché tramite questa piccola chiavetta qui possiamo trasportare tutti i nostri file sul telefono senza doverci portare per forza di cose un hard disk dietro. Quindi, brava GoPro! Avete fatto un prodotto che all'inizio, ammetto, avevo un po' snobbato, ma invece non è poi così male. Bravi! Spero che vi sia piaciuto, che vi interessi la Quick Key. Ringraziamo sempre GoCamera per averci dato la possibilità di testare anche questo prodotto. Ci vediamo con la prossima recensione, che sarà quella dei filtri Venture Filter 3-Pack della Polar Pro, fatti apposta per la Hero 5 Black. E basta. Buona serata, iscrivetevi come al solito al mio canale,
mettete qualche pollice in su al video se vi è piaciuto, se pensate che possa essere interessante, condividetelo in tutti i social network che parlano di GoPro. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao!